Come sempre, eh, da parte mia e dalla professoressa Imma Guarinello con la quale oggi parleremo dei concorsi della scuola che si stanno svolgendo, dei concorsi che hanno delle caratteristiche particolari o meglio delle novità rispetto alle modalità con le quali si svolgevano nel passato. Prego, Imma, non perdiamo tempo. Rosaria buonasera. No, diciamo ai telespettatori che qua quando... è l'outfit di oggi? No, ma abbiamo dovuto dare una svolta a questa Molto nuova bella. primavera. Mettiamola Benissimo. così. No, ma eh, sorrido perché ripenso alla tua faccia che praticamente è basita quando io ti ho detto come si fanno i concorsi oggi dove io ero applessa e dicevo sì. che ero più facile invece tu mi hai sì. spiegato che invece sì. non è così sì. è un aspetto diverso con delle difficoltà diverse guarda allora sicuramente il reclutamento degli insegnanti oggi avviene da vari mondi lavorativi allora partendo dal presupposto che non tutti nascono docenti cioè non tutti appunto eh, studiano per diventare docenti di ma in realtà, realtà eh, chi per un tipo di diploma chi per un tipo di laurea chi per il TFA di sost Segno, insomma bene o male ci siamo ritrovati a reclutare, a vedere reclutate insomma persone che provengono da altri mondi lavorativi e quindi tu puoi ben immaginare anche diciamo docente eh, navigata che cosa significa andare a inserire eh, diciamo nel mondo scolastico alcune persone di questa tipologia sì. perché eh, parliamo proprio insomma di un linguaggio che è di, di difficile comprensione di difficile approccio poi abbiamo questa bruttissima abitudine di andare su internet di cercare eh, diciamo di, l'impossibile quindi a un certo punto si imbrogliano eh, diciamo, i, i concetti non si riesce a capire, insomma, c'è una confusione. Ti devo dire, veramente impervia: qual è il problema? Il problema è che eh, mentre noi, quando facevamo un concorso, quando abbiamo sempre fatto un concorso, si prevedeva una prova scritta, una prova orale, insomma, dove potevi anche, eh, diciamo, esprimerti in forma discorsiva. Ora ormai i reclutamenti nella pubblica amministrazione avvengono attraverso test a risposta chiusa, scelte multiple, oppure in certi casi, come in. Questo, se tu passi il test preselettivo vai direttamente all'orale dove però c'è una 24 ore prima, c'è questo rito di andare a sorteggiare la traccia. Dopo che tu hai sorteggiato la traccia, ti devi mettere fino almeno all'una-due di notte a seconda delle condizioni, poverini guarda perché veramente ci sono alcuni che hanno grosse difficoltà e poi il giorno dopo vai a discutere um, utilizzando un powerpoint di, insomma, che deve essere abbastanza corposo, articolato e poi vai a presentare tutta la traccia sviluppata. Quindi, scusami che ti interrompo, delle competenze che alle... tu attingi? Alle varie fonti notizie su questo argomento, ma che potrebbero anche non presupporre una conoscenza di base molto più allargata, sei d'accordo? Sono d'accordo, sono d'accordo. Al punto tale che ormai circolano dovunque eh, preparazioni, sai, insomma, enti, istituzioni e cose del genere, il problema però dove sta? Il problema sta nel fatto che tu hai eh, incontri persone eh, che stanno anche nel mondo della scuola ma che sono completamente disorientate. Un conto che io devo andare a valutare, io in commissione vado a valutare, un, diciamo un esaminando, avendo varie tipologie di prove. Ma tu immagina che dopo un test preselettivo e dopo eventualmente i titoli, insomma, che tu puoi esporre, devi poi andare a valutare una persona sul prodotto che ha dato, che insomma, che ha espresso con una traccia che vai a, 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 a diciamo, estrarre. Ti interrompo un'altra volta per par condicio, come ho, ho detto magari non ha questa persona un background di, certo. di competenze potrebbe anche essere il contrario, il contrario. che ce l'ho però nel momento in cui io mi devo attenere all'arido momento appunto di cercare di fare magari posso non rendere... quello che io veramente sono... Ho chiudo questa parentesi... altrimenti qualcuno... si potrebbe, potrebbe entrare... entrare eh, cioè. eh, poi ti dico un'altra cosa... te ne dico ancora un'altra... questo è chi deve fare... direttamente al test preselettivo... alla prova orale... ma ci sta chi invece... Le, anche le famose figure... di tecnici di laboratorio... quindi parliamo degli istituti secondari... di secondo grado... che devono fare la prova pratica... in che consiste questa prova pratica? consiste in una relazione... che devono portare generica con loro... e al momento... Estraggono la traccia e devono fare l'attività, devono simulare una lezione. Quindi voglio dire: um, sicuramente è un nuovo tipo di reclutamento che, insomma, al personale chiaramente può far piacere perché giustamente è. È veloce è pratico perché le, queste diciamo queste gradatorie non rimarranno aperte come succedeva un tempo uh -huh. ok quindi il reclutamento avviene tu fai diciamo l'esame e poi il tutto si esaurisce su un organico insomma molto più ristretto questo però poi ci stiamo riferendo anche ai fondi del PNRR perché chiaramente in questo modo dovrebbe aumentare insomma l'occupabilità ma il punto è che si chiede a chi va a insomma a vivere questa tipologia D'esame una competenza specifica non elevata. Specifica allora è chiaro che io, quando vado a, a domandare, insomma, secondo te, che cos'è la competenza, che cos'è la conoscenza, cos'è l'abilità, spesso ehm, si può incappare appunto in degli errori dove, non so, tu non hai associato il legislatore cosa ha detto attraverso i documenti disciplinari con quello che poi in realtà è stato sempre detto nell'ambito del linguaggio pedagogico oppure. Ehm, se io vado a parlare di una rubrica di valutazione quindi voglio valutare secondo una scala numerica, insomma ciò che io devo andare a inserire all'interno di una lezione. Certamente, se tu non hai mai sentito parlare di docimologia, non sappiamo nemmeno dell'ABC, insomma della questione. Quindi, io do un grande in bocca al lupo a tutti, a tutti coloro che sono, come si dice, coraggiosi in questa, eh, in questa avventura. Sicuramente eh, ehm, c'è chi ha grosse difficoltà, soprattutto eh, perché non non ha mai insegnato, ecco, questo va detto perché viene appunto richiesta una competenza dove io devo andare a vedere nella scuola il Ptoff, il Ptoff del RAV, cioè tutte diciture che per chi non ha mai vissuto la vita della scuola è puoi bene immaginare. Però ti dico questo: forse è una caratteristica della nostra scuola ci sono sempre state queste fasi alterne. Sì. O c'erano momenti di grande severità e quindi selezione selvaggia proprio, oppure magari mancavano delle figure professionali e allora c'erano dei Percorsi facilitati perché bancari mancavano determinati professori e questo creava un po' una sperequazione anche per gli stessi insegnanti. C'era chi diceva io sono diplomato al conservatorio e magari servivano insegnanti di, di, di musica, entravano sì. col semplice sol, solfeggio sì. e comunque non mi voglio fare nemici. Però se ah. questo reclutamento nuovo. È importante in una scuola che cambia, una scuola che ha bisogno di personale. Ben e venga. anche più veloce. Ti faccio Benissimo. un altro esempio. Chi ha fatto il TFA di sostegno partecipa ad un reclutamento a tempo. Si chiamano le col veloci. Io l'ho visto con i miei occhi veramente non ci credevo, ti devo dire la verità, perché oltre poi alle graduatorie, oltre ai reclutamenti che tu puoi avere con l'incarico annuale, l'incarico insomma a tempo indeterminato, tu rispondi ad una uh, call. Um, il, diciamo, il Ministero mette a disposizione le sedi in tutta Italia dove tu ti metti a disposizione e fai una domanda. Nel momento in cui perché si chiama veloce? Perché tu nell'arco di 24 ore um, puoi essere reclutata e hai un contratto a tempo indeterminato con... Lui Unico obbligo di dover stare tre anni in, nella sede comunque tua di destinazione. Noi abbiamo avuto persone che comunque hanno partecipato alla col veloce, sono ora entrate di, a tempo indeterminato, si trovano nelle parti più disparate dell'Italia, ma almeno in questo modo chiaramente lavorano. È chiaro che comunque il profilo del docente, come la pubblica amministrazione, si va ad avvicinare a tutti i profili della pubblica amministrazione. Quindi, se per un funzionario vale la regola che bisogna stare 3 o 5 anni nel posto dove tu comunque hai vinto il concorso, se vale per il funzionario, varrà anche per il docente. Ma questa col veloce già è già in funzione da un paio No, po questa col veloce è già in funzione, se non mi sbaglio, da un paio d'anni e praticamente si fa durante il periodo estivo, soprattutto per, per l'inizio dell'anno. Diciamo che per i posti messi a disposizione dopo che comunque aver fatto l'organico di fatto, insomma, l'organico di diritto e poi di fatto, è chiaro che sono risorse che vengono messe a bando come appunto risorse a tempo indeterminato. In un tempo questa cosa non c'era, però chiaramente nelle tue valutazioni personali devi sempre pensare che hai il vincolo dei tre anni, quindi non puoi chiedere assegnazione, non puoi assolutamente chiedere trasferimento. Eh, poi ricordiamoci sempre che quando tu sei a tempo indeterminato devi fare l'anno di prova, quindi non vale nemmeno la questione che tu dici va bene, io prendo servizio come, come succedeva un tempo e mi metto in, in, diciamo, in permesso. E allora quando si fa questo, lo si fa comunque con la consapevolezza. Di avere, tutto, insomma, di avere tutti questi riferimenti, però almeno il lavoro gira. Anche se non tutti quanti sono d'accordo, però non voglio entrare io in polemica né creare polemiche, però almeno il tasso di occupabilità in questo modo si muove e non c'è più quel discorso sempre come al solito di migrare verso il nord perché chiaramente ci sono solo queste okay. possibilità, ormai anche il livello di vita insomma, è cambiato. Allora io voglio fare un sacrificio, però lo faccio co con un discorso di un contratto a tempo indeterminato. Vuoi mettere, qua insomma molti di noi lo sai bene, abbiamo fatto la gavetta nei posti più disparati d'Italia, quindi insomma voglio dire adeguiamoci a questi tempi, certamente però chiediamo una competenza molto più elevata. Eh no. Vogliamo dire un'altra novità? Certo. Mi permetti? Come? Allora, dalla, diciamo da metà maggio eh, ci saranno con me una serie di ospiti perché eh, penso che il mondo della scuola ha bisogno comunque di un confronto con esperti esterni, chiamiamoli così. Scusa Avremo me? appunto lo scrittore che verrà a parlarci di legalità e sempre comunque l'incontro con l'autore. Avremo la, no, la biologa nutrizionista che ci verrà a parlare di tutto il, eh, diciamo, il rapporto che c'è tra alimentazione e crescita ma soprattutto tra che cosa vuol dire una buona alimentazione e un'educazione all'alimentazione avremo anche eh, con noi una diciamo un archeologo che ehm, è un punto di riferimento per molte scuole napoletane ma anche insomma diciamo in tutta la regione campania su tutto il territorio italiano eh, che appunto porta avanti itinerari di archeologia e eh, di esoterismo e di leggende e poi avremo anche avremo la fortuna di di avere qui un esperto che si occupa di tutta la dimensione digitale ma soprattutto che ci verrà a parlare di start up perché ormai siamo in questo periodo di grandissime innovazioni bene io ti ringrazio soprattutto per le preziose notizie che abbiamo dato ma anche per la sintesi perché sei stata velocissima leggera perché erano dati che tu hai esternato con grande Leggerezza e siamo grazie. riusciti a farlo nei tempi che ci spettano, grazie sempre a voi per chi mi ospitate. La prossima settimana, salteremo una sì. trasmissione. Che mercoledì è primo maggio, ci vediamo l'altra settimana ancora. Ma penso che manderemo la replica di questa trasmissione proprio per i dati importanti. Anche se i telespettatori hanno comunque bisogno di avere informazioni anche sui concorsi, insomma, possono appunto porre dei quesiti certo. e poi tranquillamente possiamo rispondere, rispondere. al pubblico, ok. Grazie alla professoressa Guarini e a voi per l'attenzione. Alla prossima.